Io sto partecipando a questo incontro soltanto nella giornata di oggi, però mi sono permesso di intervenire perché la relazione di Piccioni secondo me ha dato una serie di spunti che in parte agiscono pure su alcune riflessioni che facevo già da ieri pensando di venire qui non potendoci essere. E mettendo sia dei punti fermi sia aprendo ulteriori spunti che in parte vi dirò, e poi l'intervento che è stato letto di Formenti ne alimenta ancora altri. Comunque, credo che la relazione abbia posto alcune questioni molto importanti, c'è molto Marx, molto Hegel e una importante contaminazione con Darwin, che poi era dell'epoca di Marx. Darwin voleva dedicare, a Marx si voleva dedicare il capitale a Darwin, che lo pregò di non farlo per non rovinargli ogni prospettiva accademica e anche i finanziamenti che aveva bisogno per il suo Beagle con il quale stava operando nelle isole Galapagos. E c'è quindi, diciamo così, una visione in cui, come giustamente ha detto Francesco, vi è una storia che è quella che è, nel senso che ha una sua oggettività nel momento in cui la si valuta, anche come magistra vitae, se questo può essere ancora detto, e pone una serie di problematiche di una visione analitica e scientifica dell'eliminazione delle condizioni al contorno, come giustamente dice lui, che ovviamente però poi rappresentano uno dei problemi del Novecento, anche dal punto di vista scientifico, perché Marx si viene prima di Einstein e Einstein poi ci dice che pure le condizioni al contorno condizionano l'osservatore. Volendo uscire di metafora, è chiaro che l'osservatore, nel caso di una teoria politica, è chi cerca anche quella teoria di metterla in pratica. Però Francesco pone due questioni molto importanti. La prima, la confusione tra la lotta politica e la linea teorica, che è una delle ragioni, cioè è la ragione strutturale del settarismo che alimenta tutte le sinistre che si richiamano al marxismo e al movimento operaio, perché delle acquisizioni che possono essere anche molto importanti, se vengono fatte diventare linea teorica, creano una spaccatura irredimibile, ed invece non è giusto superare questa visione. E l'altra questione è quella che la problematica della caduta tendenziale del saggio di profitto, ma questo era anche nel documento introduttivo, infatti stanotte avevo scritto qualcosa su questo perché è una questione che mi agita molto, cioè noi parliamo di crisi sistemica, di caduta tendenziale, di accelerazione dello sfruttamento del lavoro vivo e poi sostanzialmente attraverso la donazione di tentativo di accantonarne il peso, questo vuol dire che c'è il crollo e mi pare che invece la relazione, ma anche l'introduzione di questa discussione, non alimenti, ed è un fatto positivo ovviamente questo, è stato detto anche due interventi prima di me, prospettive crolliste, non solo perché il capitale ha una sua capacità di recuperare sempre, almeno per ora nella storia, e noi siamo ad oggi, non possiamo vedere come verranno quelli che verranno magari due generazioni dopo di noi, ma anche perché appunto ogni suggestione crollista poi rischia di creare un gradualismo dell'attesa che non aiuta e soprattutto poi non aiuta in questo momento storico. Vi sono invece due grandi problematiche. Se oggi vi è un'attualità possibile della rivoluzione, uno rispetto a questo fenomeno strutturale della caduta tendenziale del senso di profitto, e l'altro è rispetto al fatto che sul piano dei rapporti internazionali è finito l'unipolarismo statunitense. Però vi è poi un'altra problematica alla quale Piccioni allude, cioè allude, la descrive nella sua relazione, cioè lui dice la spinta rivoluzionaria del 17 sostanzialmente ha subito delle rovinose disfatte e parla del mondo nostro, cioè dell'euro occidente, mentre qualcosa è rimasto ed importante in altri posti, e questo la morte di Fidel Castro ce lo ha riproposto apertamente. Allora, queste esperienze che sono riuscite, quelle di una rivoluzione direttamente, diciamo così, che ha preso il potere, in questo momento potremmo parlare della Cina, di Cuba, del Vietnam,
E altre esperienze che non si sono sviluppate così, ma che hanno preso spunto da questo per un percorso democratico parlamentare, ma fortemente trasformativo. L'America Latina, una buona parte, l'Alba, e anche quella più socialdemocratica, comunque una forte spinta egualitaria. Tutta questa parte del mondo, sostanzialmente, il Sonny parla spesso con metafore sportive, piace pure a me, hanno vinto un campionato minore. Il campionato principale è quello che dobbiamo fare noi qua negli Stati Uniti, o invece anche quello dà una direzione complessiva alla storia? È un dubbio che mi viene e che poi attraversa altre due grandissime questioni che sono nell'intreccio tra quello che lui ha detto e quello che scrive Formenti. Tutto questo mondo pone una questione ormai acquisita, Michele lo sa, io l'ho scritto qualche giorno fa in un convegno a Tribunale di Napoli sui diritti umani, due giorni fa, due giuristi, uno di matrice cattolica, si è dichiarato pure tale, dicevano che non è possibile pensare oggi a un catalogo dei diritti umani se lo limitiamo a quelli civili e politici, perché dai paesi del sud del mondo viene la necessità che i diritti umani siano considerati alla pari civili e politici, ma anche quelli alla vita, all'acqua, eccetera, eccetera. Questa è un'acquisizione permanente. Se vedete il film di Oliver Stone con l'intervista a Castro, lui lo dice, un'acquisizione permanente che il sud del mondo dà e che quindi ricodifica i diritti umani. E questa è un'acquisizione che, diciamo così, è venuta da loro e che riguarda il diritto delle genti, lo ius naturale. Però dall'altro lato, tutte queste esperienze, in maniera tattica, in maniera strategica, con maggiori o minori approfondimenti, ritengono che la Russia e la Cina siano in qualche modo dei baluardi anche per la loro lotta, essendo la Russia e la Cina nel loro modello sociale, nella loro organizzazione del potere politico, nel loro, diciamo, rapporto con il dissenso politico, molto diverse. La Russia e la Cina sono molto diverse da Venezuela, molto diverse da Cuba. Fidel Castro dice pure una cosa molto bella in quel film, quando dice i sovietici ci volevano aiutare, ma loro pensavano alle parate sulla piazza rossa, ma nel sud del mondo non si fanno le guerre con i carri armati sui larghi territori, perché si perderebbe sempre, si fanno nelle foreste, si fanno negli assalti alla macchia. Cioè c'è un modo proprio di vedere la storia che non è quella della guerra napoleonica, diciamo sotto vuoto spinto e con la tecnologia più avanzata. Nell'intervento che invece Formenti manda, sostanzialmente lui parla tout court, e io su questa questione non la so risolvere. Tout court lui ci dice la Cina sostanzialmente sta diventando una forza capitalistica compiuta. Io aggiungerei che nella Cina vi è una consapevolezza molto forte, la più avanzata nel mondo, della contraddizione ambientale, anche perché sono spinti da venti di proteste che in qualche modo poi scuoteranno anche l'autoritarismo del sistema politico sulla questione ambientale, e che con l'elezione di Trump sicuramente la Cina sarà il leader nel mondo di questa questione, però ovviamente con tutte le difficoltà di affrontarla strutturalmente, visto che siamo nel modo di produzione capitalistico. Però da un altro punto di vista sicuramente ci dice la Cina è completamente dentro le grandi potenze capitalistiche, la Russia in qualche modo aspira, e quindi a questo punto il conflitto è un conflitto interimperialistico tout court, cioè Berlino è come Pechino, Mosca è come Washington, oppure no? Questo non è che una discussione astratta, questa riguarda, diciamo, la nostra visione del mondo, riguarda, quando si parla della Siria, che cazzo dobbiamo dire su questa Siria? Perché noi stiamo a sostegno dei Magistris, che ieri ha fatto accendere il porticato di San Francesco di Paola perché Aleppo sia liberata dal massacro. Mo l'ha fatto in un'ottica umanitaria, ma molti compagni dicono però facendo così ha dato spazio ai tagliacuri. Però al tempo stesso la questione della tregua è stata riconosciuta come necessaria. Però ci sono compagni, anche diciamo attivisti, anche molto vicini a noi, che ritengono che sostanzialmente, e hanno ragione su questo, che ogni forma di guerra fatta in un certo modo vada non solo esecrata, ma tendenzialmente allontanata dalla nostra visione del mondo, ma al tempo stesso il problema più di fondo è se la Russia ha una base all'Latakia, è un fatto buono o negativo anche per l'Europa? Per me è un fatto buono, non è buono bombardare gli ospedali ovviamente,
Ma per alcuni compagni invece questo dimostrerebbe che la Russia ha una relazione con la Siria non diversa da quella che l'America può avere con Israele. E questo è un problema teorico, ma anche pratico, che riguarda il fatto che poi noi dobbiamo discutere per esempio della questione curda, ma pure il compagno che prima di me ha parlato ha posto bene la questione, dice, allora, ogni rivolta è positiva in quanto mette in discussione un assetto, invece non è così. Qui c'è il compagno dello Sri Lanka, il presidente dello Sri Lanka prima dell'attuale, che era accusato anche di autoritarismo, di aver tradito il mandato popolare, poi per fortuna è stato sconfitto, lui si annoverava però nel campo dei paesi BRICS, aveva relazioni forti con la Cina, con la Russia, incontri con Medvedev, però i compagni srilanchesi lo combattevano e andavano pure in carcere quando manifestavano, se non addirittura venivano sparati. È un problema questo che riguarda una nostra idea del mondo. L'altro problema riguarda invece la politica. Però qui ha fatto molto bene, e ritengo che il contributo di Piccioni in questo senso sia rilevantissimo, distinguere tra le questioni teoriche e quelle politiche, vedendone ovviamente la concatenazione, ma non assolutizzando le scelte politiche. E allora, se la nostra prospettiva politica è l'uscita dall'Unione Europea, essa è un programma politico, diciamo, no? Ed essendo un programma politico deve avere delle specificazioni. Noi non possiamo fare la fine del grillo parlante che sopra il tetto della casa di Pinocchio dice sempre a Pinocchio cosa deve fare, perché Pinocchio poi gli butta la scarpa addosso. Sbaglia Pinocchio e fa un sacco di errori. Ma se noi ogni questione che succede qua dovessimo solo dire tu sei stato trasferito a Bolzano, uso l'esempio del compagno giusto come spunto, perché è colpa dell'Unione Europea, tu avrai 2 mesi di attesa e forse nel frattempo morirai per l'ospedale perché c'è stata l'Unione Europea, tu non riuscirai a scrivere i tuoi figli a scuola perché non tieni i soldi per pagare le tasse che sono state aumentate perché c'è stata l'Unione Europea, diciamo una cosa obiettivamente giusta, tutto è riconducibile a quello, no? E Renzi e De Luca hanno perso il referendum perché non hanno potuto nemmeno lontanamente dare alcune delle cose che volevano dare perché c'è stata l'Unione Europea. Ma una volta detto questo, c'è una prospettiva di fase. Già la semplice praticabilità dell'obiettivo uscita dall'Unione Europea, per come è costruito il nostro ordinamento giuridico, consentitemi di fare riferimento anche alla mia cultura di riferimento professionale, è già un obiettivo costituente. Cioè la questione della nostra Costituzione, che oggi ha avuto una difesa dinamica dal no sociale, per uscire dall'Unione Europea riproporrebbe una nuova fase costituente, cioè non si può uscire dall'Unione Europea attraverso né ovviamente solo agitare degli slogan, ma nemmeno come pensano probabilmente i 5 Stelle attraverso il fatto di dire arriviamo là e usciamo dall'Unione Europea. Si tratterebbe di riconsiderare l'ordinamento dello Stato, per esempio di rimettere una banca centrale sotto il controllo del governo. Cioè sono questioni di fondo che richiedono però a noi, perché noi siamo dopo Einstein, siamo dopo Marx, ma pure dopo Einstein, quindi siamo osservatori che però stanno pur praticando qualcosa. Quindi mentre guardiamo i 2 treni che Einstein fecero arrivare, l'intuizione della teoria della relatività, e sappiamo che dopo Einstein è venuta anche l'indeterminazione, quindi qualcosa di ancora più complicato per descrivere i fenomeni fisici, che in parte sono anche dei fenomeni della storia, ma non è che possiamo star lì a dire cari miei, caro Pinocchio, tu stai sbagliando tutto, te lo dico da sopra questa soffitta e poi se tu mi butti la scarpa peggio per te. Noi dobbiamo praticare, come ha detto il compagno che è intervenuto, 2 interventi prima di me, l'unità della classe, ma verso quali obiettivi anche politici, visto che sono d'accordo con la riflessione che dice oggi il problema non è soltanto e prevalentemente un far ricondurre dalle questioni sociali le prospettive politiche. Quello è strutturale, ma poi c'è il momento della lotta politica ed è una lotta politica che è conseguenziale all'articolazione della classe, ma al tempo stesso richiede che pure noi dentro la partita ce la giochiamo. Per esempio negli Stati Uniti d'America è evidente che dal 21 gennaio Trump è l'avversario nostro, è l'avversario di tutti i compagni che si richiamano a un'idea minima di democrazia. Però Trump è stato eletto dentro un contesto, allora lavorare per questo non è un compito nostro che siamo in Italia,
ma lavorare perché colui che in qualche modo ha rotto l'establishment venga poi però visto come l'avversario, sarà l'avversario di quei paesi del sud del mondo di cui ho parlato prima, e sarà quello che alza la temperatura con la Cina in maniera pericolosa. Tra l'altro quello è un eurocentrico, giustamente, è un occidentalista, lui dice alla fine i russi non sono barbari come gli altri, quindi mettiamoci d'accordo che i russi e tagliamo fuori la Cina. E questa prospettiva può essere anche molto pericolosa, perché io conosco il mondo russo, guardate, nel mondo russo non è che c'è per tutta questa simpatia nell'essere alla ruota di scorta della Cina, perché fondamentalmente la Russia è la potenza militare di un blocco che però noi riteniamo in parte essere questo dentro una logica imperialista, o non lo riteniamo, non lo so, di un blocco che ha la leadership cinese, certo la leadership dei BRICS non è la Russia ma è la Cina, il grande derby è Cina-Stati Uniti, ma noi lo vogliamo evitare perché sarebbe forse la fine della specie umana sul pianeta. Quali sono le strade possibili? Lo so di porre più dubbi che questioni, ma penso che se c'è un'attualità possibile della rivoluzione ci deve essere una concretezza anche della proposta politica, che ovviamente non può cimentarsi con tutte queste questioni dando risposte tutte compiute, sarebbe un'arroganza intellettuale e una pochezza politica, ma cominciando ad identificarsi e a dire appunto qualcosa che sia un po' di più di quelle pur giuste considerazioni che il grillo parlante faceva a Pinocchio. Thank you.